angioli. Allora, siamo nella proprietà della Panzarella, nell'Uliveto Panzarella, limitrofo, la signora Michela, limitrofo all'oleificio, quindi tutta la lavorazione delle olive. E insieme a noi c'è la presidente della FIDAP, Caterina Gimigliano, e la preside della scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale di Coringa, la dottoressa Maiello. Come mai questa iniziativa partita in sincronia praticamente tra la FIDAP e la scuola? Allora Cesare, intanto grazie per essere qui con noi, perché comunque tu sei sempre molto presente ai nostri eventi e quindi ti ringraziamo di vero cuore. E, allora, noi il laboratorio dell'olio nasce per realizzare due obiettivi abbastanza importanti. Uno, perché la FIDAPA vuole muoversi creando delle azioni sul territorio, quindi creare anche momenti di aggregazioni associativi. L'altro obiettivo è lavorare in partenariato. Fortunatamente noi abbiamo avuto la fortuna di avere la nostra dirigente Natalia Maiello, che è anche socia FIDAPA, e quindi noi lavoriamo molto in partenariato per creare momenti anche associativi con gli alunni. L'obiettivo vuole essere quello di creare una lezione così informale, una forma di apprendimento informale sul campo, quindi una lezione quindi all'aperto, e l'abbiamo realizzato con gli alunni della scuola media, prima media. E è un carosello bellissimo vedere questi ragazzi alle prese e la raccolta delle olive. È uno scenario bellissimo, e poi questi alunni dovranno fare loro un convegno per narrare ai loro pari quello che hanno appreso durante la giornata. Vediamo la preside con in mano delle olive belle nere, quindi queste le farà sicuramente in salamoio in qualche maniera, non le terrà sicuramente in esposizione alla scuola. Quindi che cosa ci... prima di tutto la proprietaria, che ci dice di questa bella iniziativa? Lei è una delle dirigenti della FIDAPA, quindi un'iniziativa che parte un po' da tutte quante. Allora, sono contentissima di ospitare nella mia azienda queste iniziative, il Laboratorio dell'Olio, che come ha detto già la Presidente, si svolge in collaborazione con
tra la FIDAP e la scuola media di Curinca. E sono contentissima proprio perché si valorizzano le risorse del nostro territorio. Sappiamo quanto è importante questo per la Calabria, quanto sia importante l'agricoltura, che in questo periodo è stata molto trascurata. E quindi proprio per questo motivo sono contentissima. E poi bisogna sottolineare pure ai ragazzi l'importanza dell'olio d'oliva nell'alimentazione, nella nostra dieta mediterranea, e il fatto che non è tossico alle alte temperature, eccetera, eccetera. E quindi sono contentissima di questa manifestazione, di questa mattinata all'aria aperta. La parola alla preside che ha portato i suoi alunni sul campo in questa bella giornata finalmente. E che ho accompagnato con piacere, devo aggiungere. E beh, mi pare che sia stato detto abbastanza. Sottolineo l'importanza proprio dell'esperienza, ecco, da parte dei ragazzi. Parliamo spesso di laboratorio, di attività laboratoriale, e questo ne è un esempio bellissimo. I ragazzi, ecco, saranno, oggi si sentono protagonisti di questa giornata, di questa manifestazione. Lo scopo è quello appunto di conoscere questa risorsa grandissima che è il nostro territorio, e quindi dall'olivo alla trasformazione dell'olivo e quindi alla produzione dell'olio. Poi assisteranno a tutte queste varie fasi e quindi, ecco, conosceranno questo bene prezioso per l'alimentazione dell'uomo e per l'economia della nostra regione, del nostro territorio. Quindi tutte queste cose saranno poi oggetto di riflessione sull'esperienza vissuta e penso che potranno trarne veramente, ecco, un insegnamento importante. Come si diceva prima, è un'esperienza che conduciamo assieme. Anche su questo ormai la nostra scuola è aperta al territorio, quindi è pronta a tutte le iniziative che l'associazione ovviamente ci propongono e che sono ovviamente attenenti e relative a quelle che sono le finalità della nostra scuola. Quindi oggi ci godiamo questa bella giornata di sole, questa giornata di festa con tutti questi bambini, così alle prese con queste attività che le entusiasmano così tanto. Ringrazio la presente, ringrazio la nostra padrona di casa, la signora Michela Panzarella. No, volevo comunque aggiungere che la realizzazione di questo evento, il Laboratorio dell'Olio, è grazie quindi anche a tutte le mie socie FIDAP che hanno collaborato anche nel disegno dei vari volti sull'albero, e io sono contenta di far parte di questa associazione perché è un bellissimo gruppo, una bellissima associazione, e speriamo di creare anche altri eventi. Un grazie anche alla signora Panzarella per averci ospitato, grazie. Va bene, adesso dopo la raccolta che abbiamo visto impegnati, nella quale abbiamo visto impegnati i ragazzi, vedremo le varie fasi della lavorazione dell'olivo, fino ad arrivare all'olio. Sì, grazie.